questo è l'esercizio. So guys, basically the Nasi Jingo plus the water plus one pisang goreng, which is a banana, a fried banana. I paid 10,000 rupiah, which is 60 cents of euros. And that's why if you have, as I told you, if you stick to Indonesian food, which is so fucking good, you really save a lot of money. So actually, before going surfing, I wanted to record some waves and let you see some action from the outside, because that's something that I usually don't show to you guys. And I'm gonna show you something of daily morning, a normal daily morning here in Echo Beach. So give it a check. Raga, siamo in Ulu, secondo giorno del lockdown, e andiamo comunque a surfare. Adesso finiamo un po' di onde, anche se oggi Ulu è parecchio piccolo. Aspettate. Ulu è parecchio piccolo oggi, ma ci sono ancora onde, quindi prendiamo qualcosa e poi vi racconto un po' che cazzo sta succedendo qua a Bali, perché ha tutto dell'assurdo. Questo che vedete è il camminamento per arrivare al tempio, che è la sezione più a sinistra di Uluwatu. Onda bellissima, ci sono migliori vibes di quelle che non trovate al main peak o a racetrack, però bisogna farsi una bella scarpinata tra reef eccetera, e poi si arriva in quest'onda qua, che solitamente funziona in alta marea. Con la bassa diventa molto tricky, e specialmente in questi ultimi giorni la bassa diventa veramente bassa, cioè sostanzialmente tira fuori tutto il reef e non lascia di bella asciutta, e quando ti lanci da sopra vedi sto reef e dici puttana. Però insomma, dai, io continuo la camminata e ci vediamo in acqua.
E come sempre, raga, la bella camminata immancabile sul Rift di Uluwatu. Già ho i piedi tutti aperti dalle sessioni di ieri e l'altro ieri. Vabbè, comunque, sempre bella e divertente. Adesso, da Rift di Uluwatu ci spostiamo sempre nel Bukit. E adesso vi spiegherò cosa diavolo sta succedendo a Bali. Ci vediamo fuori dal Rift. Raga, dunque il cielo è plumbeo sopra Bali e lo sono pure i nostri umori dopo che il governo di Bali ha appunto annunciato il nuovo lockdown. Lockdown abbastanza inaspettato e devo dire molto più duro delle altre volte. Cosa è successo? Niente, dalla sera alla mattina, bene o male, ci siamo ritrovati in uno stato di lockdown. Tutte le spiagge sono state chiuse di nuovo, come se loro non avessero assolutamente imparato nulla dall'anno scorso, che chiudere le spiagge è inutile. Ma vabbè, chiusi i ristoranti, chiusi i centri commerciali, chiuso bene o male tutto. I ristoranti rimangono aperti solo per il takeaway. Un sacco di gente ha perso il lavoro, io uguale per la seconda volta, ma soprattutto un sacco di persone locali. Specialmente visto che per il fatto che in Europa, da quanto vedo, le cose stanno tornando abbastanza normali, un sacco di persone sono tornate in Europa, hanno mollato Bali. Bali è sostanzialmente ormai mezza vuota e ovviamente anche le persone del posto non sanno più come arrabattarsi e come sopravvivere sostanzialmente, perché questo lockdown è veramente l'ultima cosa che serviva a quest'isola. Ma tant'è, veramente non sappiamo più cosa inventarci, cosa fare. Visto che arrivano anche molte domande sul ma posso arrivare a Bali, cosa succede, cosa vogliono, vaccini, non vaccini. Allora, purtroppo raga, questa è la faccenda. Per tornare a Bali, per arrivare a Bali adesso accettano solo i possessori del KITAS, che è un permesso, che è un visto lavorativo. Dovete essere sfortunatamente fully vaccinati. E oltre a questo ci sono 8 giorni di quarantena da fare a Jakarta, più 2 test. Quindi se siete vaccinati non capisco perché dovreste fare il test, ma tant'è. E in totale vi costerà bene o male probabilmente dai 12 ai 13, forse anche 15 milioni di rupie per la totale quarantena, che fanno all'incirca 1000 euro per la quarantena. Quindi ragazzi, se ovviamente se pensate di venire qua in vacanza, scordatevelo. Non so veramente cosa dire, raga, è una situazione abbastanza assurda per tutti quanti noi. Un sacco di miei amici sono rimasti anche loro a casa. Io è la seconda volta che perdo il lavoro a causa di questi lockdown. Tra l'altro, piccola parentesi, ci sono due aree che non sono interessate da turisti. Una è quella vicina a Thanalot e loro, non si sa come mai, non sono chiusi. Per quanto riguarda invece Uluwatu, attualmente le spiagge sono ancora aperte, infatti mi trasferirò là da domani. Però ovviamente ristoranti, club, questo quant'altro è tutto quanto chiuso. Ragazzi, veramente io non so cosa dire, so che hanno le palle piene, tutti quanti hanno le palle piene, pure ovviamente in primis tutte le persone local ne hanno le palle piene e le tasche vuote. Hanno detto che questo lockdown dovrebbe durare fino al 20 di luglio. Ora, avevano fatto la stessa cosa l'anno scorso, avevano annunciato l'anno scorso un lockdown di 2 settimane a fine marzo, inizio aprile, lockdown che poi alla fine è stato esteso per 3 mesi. Quindi purtroppo se questa cosa dovesse ripetersi attualmente sarà ben peggio, avrà conseguenze ben peggiori del primo lockdown, specialmente visto il fatto che adesso molte più persone stanno abbandonando l'isola di punto in bianco. Quindi non lo so raga, vedremo il da farsi. E niente, quindi se c'è qualche brand tra i miei followers che volesse sponsorizzare il canale facendomi sponsorizzare prodotti o cose, bene accetto, perché non lo so raga, probabilmente sarò sull'astrico grazie a questo lockdown. Quindi boh, vabbè, io spero di darvi migliori notizie nel prossimo vlog e come sempre cercheremo di trovare altri modi per surfare. Sappiamo che ci sono alcuni secret spot che non dovrebbero essere stati chiusi, quindi continueremo, continuate a seguirmi e come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e mi raccomando iscrivetevi al canale. Beh raga, yup! Apa yang terjadi? Parah, parah, Indonesia parah.
piacere.